una volta arrivata a questa situazione, credo che daremo tutto per fare valere appena tutta questa lotta finale. E con la vittoria non c'è bisogno di pensare e aspettare, vincendo siamo tranquilli, possiamo festeggiare, speriamo fare di tutto, ma ripeto, sarà difficilissimo. Vedi l'ultimo risultato del Verona, è in grande forma, però credo veramente che con i tifosi che possono stare tutti allo stadio, credo che sosteneranno da fine alla fine, credo che finiremo bene. Allora, Jacopo? Sì, ricordiamoci un attimo i tifosi. Quanto vi sono realmente mancati negli ultimi appuntamenti a porte chiuse o a ingresso ridotto, e che cosa vi possono realmente dare, visto che nelle settimane precedenti c'era stato qualche problema con i tifosi? Noi giochiamo per loro, allora stadio vuoto, porte chiusa, va tutto contro quello che è il calcio. Speriamo che possano stare, possa essere un stadio pieno la domenica, e sarà una grande festa se riusciamo a salvarci. Credo che con l'aiuto loro possiamo farlo. Ancora Salvatore. Poi, che spiegazione ti hai dato del fatto che paradossalmente stai giocando più con Ballardini, un tecnico che non avevo più in passato, invece con Walter Novellino, che ti conosceva bene dall'esperienza di Modena, non è avuto questa occasione, tutta questa continuità? Io non sono mai andato e non mai andrò all'allenatore a chiedere spiegazioni quando non gioco, anche per una questione di rispetto con lui, con quei compagni che giocano a posto mio eventualmente. Tutto il tempo che sono stato qua ho allenato al massimo per trovarci pronto, e così è stato. Repubblica? Una curiosità, tu sei mancino? No, sono destro. Sei destro? Ho giocato poco veramente. No, perché mi incuriosiva questo fatto di tu a destra e hanno detto che c'è a sinistra, ma se sei destro va bene. No, sei destro. Finisce qua. Corriere allo sport. Ciao, Ciao. L'episodio chiave, la vittoria della svolta è stata quella di Frosinone. Cosa si è scattato mentalmente dopo quella partita? Una vittoria fondamentale anche dal punto di vista dell'autostima, della consapevolezza dei nostri mezzi. Sì, era un terreno difficilissimo dove tante grandi squadre hanno avuto problemi. E era un scontro salvezza, sapevamo che se perdevamo quella partita lì praticamente era finita, e con lo spirito giusto abbiamo affrontata, e quella lì è stata secondo me la svolta. Anche col punto con l'Atalanta in casa è stato importante, ma a livello di morale e tenere la squadra consapevole delle sue forze è stato lì secondo me. Porta Italia o Pesce? Sì, io ho qualche curiosità, parto dalla prima. È la settimana più importante della tua carriera? Ti era mai capitato di giocarti tutta l'ultima partita? Sempre la settimana che giochiamo è la più importante, ma questa è sicuramente per la situazione che siamo, per la strada che abbiamo fatto fino adesso, per le condizioni che siamo, credo che è inutile dire tante cose, tutti siamo consapevoli. L'anno scorso ho giocato il play out, è bruttissimo stare in una situazione che si perde, retrocede, però anche lì è finito bene, e adesso giochiamo la tuta per finire anche bene col Palermo. Poi negli acquisti di gennaio sei stato meno pubblicizzato, perché tutti si aspettavano molto da Cristante, poi c'era la scommessa Balog, alla fine però sei l'acquisto di gennaio più importante. Cosa si prova a sapere questo alla fine? Ripeto, io ho stato per gli ultimi 7 anni, ho giocato praticamente ogni fine settimana, non è stato facile stare fuori, guardare, però anche consapevoli che dovevo aspettare, nel calcio serve pazienza e lavorare tanto per trovarci pronto. Sono contento di poter essere utile a Palermo e lavorerò sempre, sempre bene per dare possibilità all'allenatore di schierarlo. Senti, per chiudere, diciamo che la tua esperienza qui a Palermo cambia anche grazie al sabato su Desipesti contro la Santa. Anche lì era un momento che stavo vincendo 1-0, e avevamo segnato da poco e era importante quei primi minuti
dopo aver fatto il gol, ottenere il risultato. È stato uno dei momenti importanti, ma nel complesso tutte le partite sono state importanti. Allora, tre domande, Cettina, Benny e Mario, e poi se c'è un'ultima curiosità. Siete consapevoli che domenica è la partita con la quale vi trovate tutti, però già stanno montando molte polemiche, Presidente del Carpe, ecco, voi come riuscite a isolarvi e a rimanere concentrati su quest'unico obiettivo? Come abbiamo fatto fino adesso, c'è molto da cambiare. La partita più importante della stagione stiamo giocando da tante giornate fa, e questa sarà un'altra. Poi sappiamo che non ce ne sono altre possibilità, però siamo consapevoli sicuramente dell'importanza. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a dipendere solo di noi a quest'ultima partita, e non vogliamo e faremo di tutto per finire bene. Giardina e poi Mario. Ciao, Giacomo. Innanzitutto volevo sapere se quando siete andati in ritiro a Coccaglio con il momento alla Cic c'è stato qualche episodio che ha unito maggiormente il gruppo, e poi se avevate fatto una tabella per la salvezza, se siete arrivati al punto in cui speravate di essere. Nelle difficoltà che eravamo, sapevamo che l'unica maniera di uscire fuori di questa situazione è stare uniti, come è successo. Si vede in campo, ognuno lotta per il suo compagno, il risultato è questo. L'obiettivo era arrivare alla salvezza il prima possibile. Questo finale dimostra che possiamo finire bene, che siamo una squadra che in un momento di difficoltà riesce a tirare fuori le buone cose. E, come ho detto, siamo consapevoli della situazione, della difficoltà, però crediamoci veramente nella salvezza. Mario? Sì, l'hai appena accennato. Io credo che la forza di questo Palermo in quest'ultimo periodo sia aver aggiunto la serenità. Cioè, una squadra che adesso non ha più problemi all'interno, e quindi riesce ad essere, a esprimersi correttamente sia dentro che fuori, e soprattutto dico, ha trovato anche il giusto equilibrio con l'esperienza, volevo dire, anche di giocatori come Maresca, che sicuramente a centrocampo hanno dato un valore aggiunto. E poi un'ultima battuta, ecco, ci pensi un attimo quale può essere la gioia più grande in un campionato così sofferto, di dire alla fine ce l'abbiamo fatta? Sì, guardando indietro, io sono arrivato a gennaio, però ho trovato dei momenti qua molto difficili, cambiare allenatori. Ogni volta che si cambia allenatore vuol dire che non sta andando bene le cose, né? Non è, nessuno piace cambiare tanto così, però è stato necessario, o no, non so, ma è stato così. Noi come giocatori proviamo a fare il nostro lavoro, è una società. Cioè il presidente, cioè i giocatori, noi facciamo il nostro lavoro in campo, e abbiamo dimostrato che nonostante dei problemi fuori campo noi abbiamo riuscito a stare concentrato su quello che importa. Noi entriamo in campo e speriamo finire bene. Le ultime due curiosità, Elia, poi Vitale. Sì, te le faccio dal volo. Intanto non giocare contro Toni fa tirare un sospiro di sollievo, e poi dall'altra parte l'ottimo finale di stagione ti farà saltare parte delle vacanze perché andrai in europei. Prima domanda, rispetto a Toni, è stato un gran campione, sicuramente lui non giocando per noi è meglio, però sono altri giocatori che avranno le sue motivazioni a farci vedere, e poi campo verifica tutto. Allora pensiamo a noi, proviamo a fare quello che abbiamo fatto le ultime partite e vincere, indipendente chi giochi dall'altra parte. E rispetto agli europei, io ero convocato ultimamente quasi sempre per tutta l'eliminatoria. L'ultima convocazione non sono stato perché non stavo giocando, e questo è un obiettivo che è una conseguenza di un lavoro qua. Spero fare bene e meritare la convocazione. Il punto di svolta lo avete avuto con il ritorno alla difesa 3. Non so se tu sei d'accordo, e poi volevo capire, tu ti trovi meglio a giocare da terzo marcatore alla difesa 3 o meglio alla difesa 4? In Italia, da quando sono arrivato, spesso ho giocato a 4, a 3, praticamente se vuoi vedere tutte le partite a metà, è importante avere questa
elasticità, né? Spesso cambia anche durante la partita la formazione, allora posso giocare sia a 4 che a 3, no, non c'è problema. Grazie a tutti.